vittoria importante contro un avversario difficile, ostico, che ci ha messo un po' in difficoltà. Credo che la vittoria sia strameritata perché abbiamo, anche se la partita era sempre in equilibrio nel primo tempo, abbiamo creato 4 nitide occasioni contro uno dell'Udinese, nel secondo tempo abbiamo creato altrettante e quindi credo che la vittoria sia strameritata. È arrivata attraverso il sacrificio, la voglia, lo spirito di gruppo, anche la qualità. E una vittoria che ci dà un bello slancio da qui alla fine. Il mio compito è quello di portare avanti più calciatori possibile. Anche Cristici ha sbagliato qualche passaggio, ma ha fatto un'ottima partita per quello che era la difficoltà del ruolo in quel contesto di oggi. Quindi abbiamo una squadra che sta crescendo molto anche nei singoli. Il mio compito è quello di tenere su più giocatori possibile perché abbiamo ancora 6 partite importanti dove vogliamo insomma tirarci un po' fuori da questa brutta classifica. Con questa vittoria avete dato anche una bella soddisfazione al presidente Ferrero, che oggi era assente, la dedicate a lui? Assolutamente, la vittoria avevamo promesso prima, nel nome della squadra insomma gli dedichiamo questa vittoria e sperando anche in fondo, anche se ho fatto qualche battuta, che non sia troppo scaramantico, perché lo vogliamo presto con noi.